Buongiorno, sono nonno Sergio. Oggi vi farò vedere come conservare il pesce in frigorifero, tagliarlo a porzioni giuste per poterlo adoperare giorno per giorno e anche come metterlo in freezer. Ecco, adesso vi faccio vedere come lavorare le orate. Tanto ho tirato via le alette, gli ho dato poi una squamatina velocemente sotto l'acqua, così non parte tutti i pesci dappertutto. Poi con un coltellino, con le forbici, ho tirato fuori le budella e in questo momento vedete tiro via anche le robe in più, che qualche volta taglio anche la testa io, perché i miei bimbi non vogliono, hanno ripreso di vedere la testa, quindi farò uno solo segnato sopra e l'altro lo aprirò, che questo qua sta molto meno a cuocersi, aprendolo passando il coltello lungo la spina dorsale dell'orata. Queste qua sono orate di allevamento che non costano tanto. Ecco, adesso c'ho il sale magico, gli do una salatina e queste qua in forno in 10 minuti sono pronte. In questo caso gli metterò anche un contorno. Ho fatto bollire delle patate. Qua gli do una spruzzatina di limone per dargli un po' di freschezza. Qua c'è l'olio con profumo di aglio e poi gli ho messo un po' di rosmarino. Questa è la cipolla, che gli metto un po' di cipolla, che a miei piace la cipolla. Queste qua sono le patate che ho cotto a vapore, che con pochissimo olio magico, che sarebbe quello, l'olio che faccio col profumo di aglio. E questo piatto qua in 10 minuti a 180 gradi è pronto. E si cuociono le patate, si danno una passatina alle patate a vapore. Ecco, adesso siamo pronti a cuocere nel forno. Ecco il prodotto finito. Questo qua è il prodotto cotto in 10 minuti a 180-200 gradi. Ok, adesso passiamo alle capesante. Le capesante gli ho dato una lavata a immersione. Le ho comprate stamattina proprio in pescheria. E sono mezze capesante. Vi faccio vedere come farle velocemente e potete anche congelarle. Le prendi magari quando costano meno, che sono in offerta, e tu dopo una a una le congeli nei sacchettini e quando ti serve le torni a mettere in forno. Qua praticamente gli metto un po' di olio passato col profumo di aglio, un po' di pepe. Ecco, faccio lo stesso lavoro in questa qua, vedi? E anche qua una passatina di una spruzzatina di limone. Poi ognuno mette un pochino di pan grattugiato, così assorbe l'acquetta che butteranno fuori. Intanto ho già messo il forno a 220 gradi, che staranno su per un paio di minuti, che gli già giusto una bella sterilizzata, che fonde un pochino, e voi potete prepararle il giorno prima, metterle in frigorifero e vedrete che resteranno sempre con un profumo favoloso. Ecco, ci metto su anche un pochino di formaggio grana. A chi non piace il formaggio perché ha problemi col formaggio, non lo mette, lascia solo il pane. Dopo di questo ho olio ancora, o ci metto un po' di burro fuso sopra, un buon burro, e il gioco è fatto. Una cosa semplicissima, non esagerate mai col pane. Ecco, un mezzo cucchiaino di burro
ogni pesce. Il gioco è fatto. Adesso sul forno forte a 220 gradi per pochi minuti. Ecco il lavoro finito. Questi qua sono pronti e potete fare la lavorazione che volete. Adesso le metti a congelare una per l'una, o se no le lasci lì, se devi mangiarle fra mezz'ora, fra un'ora, fra 5 ore, ritorni a dare una passatina in forno a 180 gradi per 5 minuti e il lavoro è pronto. Quindi è comodissimo da fare molto prima questo lavoro qua. Ecco, adesso siamo passati al salmone. Questo pezzo qua potete comprarlo in pescheria direttamente, o ve l'ho fatto tagliare, lo tagliate voi. Guardate che ci sono sempre delle spinette, con un piccolo coltellino voi lo preparate. Adesso vi faccio vedere come fare i tranci di salmone al forno velocemente. Potete farle con la pelle o senza pelle. Vedete come preparo io, già pronto da cuocere. Questo qua in 10 minuti a 200 gradi nel forno sono fatti. Un lavoro molto facile da fare. Questo qua è sempre qua meno porzioni. E io ci faccio un po' di pomodorini, ci faccio, metto delle altre verdure vicino. Prendete la fetta di salmone e la preparate. Questo qua è branzino, fatto sempre delle stesse maniere che nel forno, sono trancetti di branzino. Ok, e questo è il trancio di salmone aperto solamente in mezzo. Questo qua è del branzino cotto sempre al forno per 3-4 minuti in frigorifero. Tagliarlo a porzioni giuste per poterlo adoperare giorno per giorno, e anche come metterlo in freezer. È possibile mantenerlo più a lungo. Oggi ho preso questo salmone qua e lo preparerò a pezzettini, un po' lo metto via, vediamo se c'è ancora qualche spinetta, mi pare di no. Tagliamo via questo grasso in eccesso. Si può fare un brodo di pesce con questi ritagli. Va molto bene. Qua abbiamo del pesce spada e tonno. Potrei tirare via anche la pelle, ma mi va bene come supporto. Bisogna stare attenti dalle squame, che non è gradevole averle. Taglio a trancetti. Oggi farò 2 trancetti per me e mia moglie. Vediamo. Stiamo sempre attenti dalle squame. Io l'ho dato una lavata, ma rimane sempre qualcosa, rimane. Siamo qua. Ok. L'ho aperto un pochino perché si cuoce meglio. Li preparo per metterli a congelare. Del pesce pronto per fare diverse lavorazioni. Una griglietta di pesce misto. Allora, questo qua, questo è del pane e formaggio. Ho messo un po' di patate lì, lesse, e ci metterò un po' di formaggio e
pane grattugiato messo insieme, di olio di aglio, poco, basta pochissimo, voilà, basta così. Ci mettiamo anche pochissimo burro, abbiamo una piccola grattatina di limone, ecco qua, che dà freschezza. Qualche goccia di limone. Questo qua lo mettiamo in forno a 180 nel grill, bastano 6-7 minuti, non serve di più. Se dopo qualcuno lo vuole più cotto ne fa 10, però basta, e abbiamo il pranzetto pronto a mezzogiorno, un bel secondo fatto in pochissimo tempo. Eccoli, appena cotto, è stato 6 minuti a 200 gradi, è già pronto, perfetto. Se dopo vi piace più cotto, lo lasciate vagare a forno spento ancora un momentino, perché se lo lasciate di più comincia a essere stopposo. Adesso lui riposa un pochino, se c'è ancora poco da finire a forno spento lo lascio su. Ecco qua il salmone ben gratinato e ben cotto. Con le sue patatine ho fatto un po' di ragù di radicchio col vino rosso, saltato con un po' di cipolla, un po' di vino rosso, un po' di aceto e un po' di soia, e questo è il risultato. Guardate che bello e buono! Parola di chef. Un po' di salmone mettiamo. Questo mettiamo per lo zio Andrea. Un po' di pesce spada. Un po' di tonno. Ecco fatto per due. Lo mettiamo questo qua, mettiamo sempre un po' di sale magico, mettiamo dentro, vediamo se è la parte giusta, sì, penso di sì. Questo qua, io ho il frigorifero a più uno nel reparto. Come vi dicevo, nel reparto frigorifero dovete anche la carne a più uno va benissimo, per un po' di giorni. Se la mettete via sotto vuoto con questo sistema rimane perfetta sempre, magari con un po' di olio profumato all'aglio o alle erbe. Lo lasciamo un po' di più così tira fuori più aria possibile. Ci sono due sistemi più o meno potenza. E abbiamo per fare la griglia delle piastrine come vi o nel forno o nel grill, meglio ancora nel grill a 180, un po' di olio profumato, poco sale perché un po' ne avevo già messo, qualche goccia di limone, e abbiamo il pranzetto di pesce pronto. Adesso questo pesce qua farò dei sacchettini, qua scriviamo pesce misto. Mix
grill facciamo anche. Facciamo anche la data, oggi siamo l'8 del 2 21. Ecco, mi ho preparato il sacchettino, adesso facciamo il misto di pesce per fare alla griglia, lo prepariamo. Potrebbe andare benissimo, uno vuol mangiarlo crudo, prima va congelato, allora si fanno dei sacchetti uguali come ho fatto prima, per 24 ore va surgelato. È chiaro che a casa non abbiamo l'abbattitore, adesso ci sono anche per casa degli abbattitori piccoli che possono andare bene, però ci vogliono case grandi, ci vuole il posto e tante cose. Chi magari ha una cantina, il prezzo è abbastanza contenuto, si fanno dei pezzettini giusti, lo si surgela o in abbattimento in 2 ore è pronto, e bisogna però lasciarlo dopo 24 ore. Adesso anche nei ristoranti è obbligatorio fare questa operazione qua. Ecco il merluzzo. Questo è il tonno. Dovete farlo per lavorazione, di tornare a dare un'altra cottura per altre, si tiene un minuto. Se dovete farlo per l'insalata, tenete 2-3 minuti. E questo qua non si mette in acqua fredda, non serve. Se avete l'abbattitore si abbatte, se no lasciatelo in aria e dentro sarà ancora crudo, sarà troppo il caldo, finisce e avrete un prodotto da poter mantenere in frigorifero per diversi giorni senza avere problemi che di proliferazione batteriche. Ecco, questo è un trucchetto per poter avere della qualità. Ecco, questo qua è sterilizzato, a posto. Adesso si raffredda e da qua si può congelare, o se avete un frigorifero buono si tiene nei sacchetti di plastica dopo che l'avete raffreddato. Si sta poco a farlo. Sono 4 tipi di pesce, si può mettere anche la capesanta, si può mettere qualunque, importante scottarlo all'ultimo momento, 2 minuti. Io ci ho messo una gocciolina di soia, un po' di sale magico, il piatto è pronto. Ecco fatto. Mette la capsula, si mette la calzina e si preme il pulsante in basso se si vuole farlo spesso di 30 ml. Ecco qua l'espresso. È un super caffè. Parola di chef Nonno Sergio.